Ragazzi, oggi siamo sul deserto e oggi andiamo a cacciare i canguri se lo troviamo, ovviamente. Allora, un attimo, vorrei andare un po' dove c'è un po' di verde, sarebbe questa zona. No. Allora facciamo così, teletrasportiamo. Ok. Non so se ci sarà, però nella mappa diceva che c'erano i canguri in questa zona. Sì, c'è pure il cartello, attento ai canguri. Però prima dobbiamo trovare le tracce per vedere se ci sono oppure no. Sentivo dei passi. Qui non vedo ancora nessuna impronta degli animali. Su un verso, almeno ci saranno i cervi, boh. Ok, prima impronta, vediamo di che animale è. Ah, alla fine ci sono. Sono andati esattamente verso di là. Cioè, pure sul deserto deve essere per forza la nebbia. Boh. Seriamente, con la nebbia è un po' ingiocabile, perché dopo non si... Questo è cinghiale. Utilizzo questo. Non sento nessun passo. Saranno di sicuro di sotto.
Quindi sono andati verso di là. Vedete le zampe? No, sono circa andati verso di là. Esattamente come dice qua. Sentivo dei passi. Sul deserto dovrebbe essere più facile tracciare le tracce degli animali, però a quanto pare non... Ah, eccolo qua. No, in effetti è facile. C'è qualcosa di là. Di lontananza. Ah, erano altre isole. Sì. Allora. Sta ancora vagando. Oh. Le zampe dicono esattamente verso di qua. Quindi. Eccolo qua. Vado piano perché se cammino se i cinghiali mi vedono tipo una certa distanza, dopo mi tocca rinseguire. Quale impronte? Si vanno esattamente verso di qua. Però, boh. Le sagome sembrano un bisonte, somiglia però, non lo so. Allora, dove sono le zampette? No, non sono questi. Ah, esattamente questi che vanno verso di là. Eccolo qua. Ci arriveremo piano piano, sennò dopo mi toccherà far tutto da capo, perché dopo i cinghiali scappano. Un cervo, quindi aspetta. Richiamo con questo. Quindi la cinghia. Quindi verso di qua il cinghiale. Però io ho già chiamato il cervo. Allora, prima uccido, però se uccido prima il cervo, traccia del cinghiale.
Nessuna risposta qua. Esattamente non ricordo da dove veniva il verso del cinghiale perché ho perso orientamento di quella voce. Mannaggia. Al deserto da quando c'è la nebbia, boh. Nulla, non vedo nulla. Boh. Non ricordo neanche che verso ero arrivato. Se sto andando indietro o avanti, boh. Sì, stavo circa. Non sto capendo. Allora. Ok, l'ho sentito. Ecco cos'erano i passi che sentivo. Allora, non so minimamente dove si trova, ma se mi avvicina troppo dopo quello scappa e quindi non voglio stare troppo vicino, ma voglio vederlo, così posso sparare. Allora, quindi non è fuga, capito? Se il verso era qua, il verso è esattamente l'impronte. Però non mi fido delle impronte. Boh, non so se fidare delle impronte oppure no. Perché ti fanno tornare al punto di partenza, perché segnano anche le tracce già fatte, già passate. Quindi, boh, vediamo altro verso che sentirò. Verso di qua, quindi è andato bene. Sento dei passi. Ok, questa volta lo sento vicino. Dov'è? Ho la sensazione che potrei essere attaccato da un momento all'altro. Aspetta. Quindi adesso
anche individuato. Però non so se questo fucile vada bene. Quindi per sicurezza mi avvicino. Pure lui si avvicina a me. Punto vitale dovrebbe essere esattamente lì. Ok. C'era solo uno. Maremma! E niente. Ma guarda te. Ma lo avevo sparato. Vabbè. E adesso mi... Allora, un attimo. Voglio mettergli la pallina su. Posso mettere una pallina, dai. Quindi. Uffa. Quindi esattamente in quel lago. Ecco. Non volevo essere attaccato. Va bene. Quindi adesso mi tocca Maremma, visto lo scorpione, che schifo, che schifo, dove è andato? Sì, vabbè, così è impossibile. Dove è andato lo scorpione? Avete visto anche voi? Che si è spostato velocemente. Vabbè. Comunque spero che in questo gioco, visto di nuovo, pure la mia mente che sta... No, è proprio lì. Proprio lì, vedete? Da poco fa qua. Va, è meglio se lasciamo stare e andiamo a ammazzare quel maledetto maiale che mi ha ammazzato. Quindi al secondo maiale è il cinghiale. I cinghiali sono sempre maiali. Quindi non ricordo che verso era. Però se non mi sbaglio ero esattamente in questa zona a essere attaccato. Giusto? Boh. Non avevo neanche guardato. No, era lì, quindi era circa in quella parte, però come faccio a ritrovare le tracce di quel maledetto cinghiale? Ok, alla fine ho scoperto che l'alce ti può attaccare pure il cinghiale. No, non sapevo di questa cosa. Pensavo che il cinghiale era morto. Boh. L'ho colpito nel punto vitale. Quindi... Adesso mi tocca fare tutta la strada che avevo già fatto. Sperando di trovare il cinghiale morto. Chissà se la troveremo.
No, comunque quando mi si è avvicinato così di colpo non sono riuscito a sparare perché non capivo se era morto o vivo e quindi quando mi è venuto addosso ero un po' confuso. Allora, era questa zona, giusto? D'Africa. Ricordo, sì. No, oppure no, perché è largo e quindi mi confondo. Allora, dove sei, cinghiale? Fatti vedere. Comunque ci sono pure scorpioni, interessante, già. Dei scorpioni sul deserto? Non lo sapevo che esistessero. Cos'era? Boh. A volte mi imbatto. Ah, quanto bello è? Dov'è? Ma quanto bello è? Vedete? Stai fermo bello? Quanto bello è? Un bellissimo scopo. Oh, stammi lontano. Bellissimo. Adesso non so dove è andato. Vabbè. Molto interessante lo scorpione su questo gioco. Fatto benissimo. Comunque vi consiglio di scaricare che è un gioco bellissimo, seriamente. Penso che qualcuno ce l'avrà già, chissà. Ok, ah giusto, ci sono le X. Quindi quando sparo a un cinghiale devo stare attento per vedere se è vivo oppure è morto, se non mi attacca come questa volta. Allora, dovrebbe essere circa in questa zona dove sono morto. Vuoi vedere X? Ah no, è in questa zona. Giusto, boh. Dovrebbe essere in questa zona, ma non mi ricordo dove sono stato attaccato. Non ci sono le impronte, quindi allora mi ricordo di essere andato qua. Il cinghiale era circa qua. Boh. Non so, c'è qualcosa che sbaglio. Allora, facciamo quasi tutto da quasi. Allora, mi ricordo di essere venuto qui. Le impronte non si vedono e quindi adesso mi ricordo circa avevamo qua a bere, eccolo qua. Ok, esattamente qua. Giusto. Spero che sia questo. Ok, scappa verso di là e questo sarebbe dove l'avevo colpito. Allora, verso di là è quando scappa. Corpo
quindi sì, vabbè, c'è solo il sangue, quindi dice verso di là. Quello era il punto dove avevano trovato, eccolo qua. Dovrebbe essere del sangue. Allora, mi sono confuso da questo. No, questo era quello di prima. Che mangia. Dov'è? Dov'è con del sangue? No, questo è dove stava vagando. Eccolo qua. Quindi io mi sono perso qua circa, no? Ecco. Quindi se è giusto dovrebbe essere verso di là. Però il sangue. Oh, vabbè. Seguiamo le orme. Eccolo qua. Fuga. Vabbè, adesso sto correndo e sono in piedi, non posso essere attaccato perché scappa prima che posso avvicinarmi a un certo limite. Quindi vado tranquillo. Dovrebbe essere questo. Spero. Mannaggia, ho sbagliato, lo sto vagando. Allora, fuga, ok, verso di là. Ok, ho tutto questo ampio visivo, quindi dovrei vedere. Eccolo qua. Ma quanto corre esattamente questo cinghiale? È stato pure sparato. Oh. Corre molto, vedo. Sentivo qualcosa dietro di me. Vabbè. Vagando. Ma guardate, mi tocca tornare indietro per prendere le impronte dove fugge. Fuga, ok, quindi circa verso di qua. Vedo che il personaggio è già stanco, ha un fiato che sembra che sta per svenire. Allora, dov'è un'altra traccia? Non so che alberi sono. Era questo. Uffa. Ovviamente se trovo quello dove sta vagando, dubito che troverò. Vagando anche questo. Quindi devo trovare dov'è di nuovo quella traccia. Grandioso, penso di aver perso tutte le tracce dove. Eccolo qua. Quindi ci sono due tracce dove vagano e non sono giusti. E come faccio? Boh.
Questo non è giusto, che quello dove vada. Però l'esatto, esattamente dove dicono, dov'è? Eccolo qua. Quindi le zampe dicono circa questo di qua. Seguiamo pure le zampe. Qui dicono circa verso di qua è andato. Quindi si va per immenso. E qua c'è esattamente questo, ma sono delle tracce ultra piccole. Vedete già il personaggio sta facendo una fatica. Quindi questa è quella vagando, giusto? Vabbè, io seguo quella vagando perché non sto capendo. Ma no, però non mi fido. Uffa. Vorrei capire dov'è scappato quel cinghiale. Spero voglio andare un po' indietro per vedere se le tracce c'era una quasi sull'acqua e questa. Voglio capire se era. Sì. Ma quindi dov'è scappato? Beh, quello non è sasso. Anche questo è vaga. Allora, mi chiedo perché il cinghiale. Vabbè, io non sto capendo nulla. Perché sto facendo. Ah! Adesso ho perso pure le tracce. Eccolo qua. Allora, non capisco di quale cinghiale sia questo, quindi tocca tornare ancora indietro. Scusate ragazzi, perché voglio trovare il cinghiale, quindi abbiate pazienza, dai. Allora. Che senza cinghiale non voglio tornare con le mani vuote. Sembrava di aver colpito nel punto perfetto, però se non trovo cinghiale non posso sapere. Allora. Dov'è? Mi chiedo. No, queste sono le cacchette. C'è verso di qua, però non mi fido. Esattamente vado verso opposto. Perché qua se non lo trovo mi tocca andare a caccia di un altro cinghiale. Se anche quello mi attacca è impossibile andare avanti. Finora ho trovato delle tracce dove vaga. Aspetta, erano giusti. Boh.
guardando la mappa esattamente non si vede nulla qua. Sul radar si vede tutti X con baciardo. Sembra che dice esattamente dov'è. Quindi io lo seguo, pazienza se vagando va bene. Dopo quando mi ha attaccato si è tranquillizzato e sta vagando. Ah, ecco, di nuovo fuga. Spero che non arrampichi le montagne. Fuga. Ma qui passa il treno. Come non detto. Ma guardate. Si è pigliato la mappa. Mannaggia. Fuga verso di qua. Ma sì, vabbè, eccolo qua, ma quanto sale questo qua. Fuga verso sotto. Grandiosa, la nebbia inizia a fare sempre più fitta. Spero tanto che il cinghiale sia morto, perché se mi attaccasse di nuovo dopo chiuderei qua il video, che dopo un po' mi stanco di ripetere sempre stesse norme. Che è andato verso di qua. Fuga. Qua. Sta vagando di nuovo, seriamente. Questo cinghiale alla fine è morto oppure no? Boh. Allora, non capite che siete ancora vivi voi, però mi serve quello morto a me. Qua ci sono un sacco di tracce, eccolo qua. Quindi nel deserto si trova più il cinghiale che i canguri. Allora, le tracce. Quelli più grandi non li vedo. Esattamente dove è andato il cinghiale? In questa zona, quindi vuol dire che è morto. Quindi io sto cercando di capire dov'è. Dopo un po' ho sonno, facendo sempre questi giri. Allora, dov'è? Ma ci sono solo quelli piccoli. Sarà in quella traccia quello grande,
Mi sono accorto che era morto lì. Boh. Dov'è quella traccia? Eccolo qua. Quindi sarà morto qua. Però guardando le impronte. Dice esattamente che è andato circa verso di là. Quindi in questa riga. Qui ci sono solo le tracce, eccolo qua, l'altra traccia. Si può fare le cacchiette, vabbè. Eccolo qua. Sono un po' confuso se stiamo seguendo le tracce quelle giuste oppure quelle sbagliate. E quindi un altro qua. Di nuovo fuga. Ho la sensazione che sia il cinghiale quello nuovo. Quindi riesco a capire. Sinceramente, c'è pure le capre di montagna. Allora, la sensazione di stare seguendo un cinghiale che non abbiamo pure ucciso. E quindi quello morto non so dove sarà. Boh. E niente, mi tocca lasciare perdere questa traccia, tanto è inutile, non troveremo più il cinghiale così. Bisogna. Vabbè, io caccio un altro cinghiale se riesco. Lasciamo perdere questa traccia che è impossibile da trovare. Quindi un altro verso. Vabbè, ho perso la mia preda. Un altro animale mi servirebbe però. Se non senti i versi sarà un po' difficile. Cos'è, le tracce? Sì, vabbè, più una zeppa di tracce in questo posto. No, sono solo dei sassi. Seguo una zona alta dove posso vedere tutto. Caldo, ragazzi. Allora, bella la farfalla. Boh, non si vede un tubo. Non ho pure richiami del cinghiale e quindi non posso attirarli. Solo quello del cervo. Quindi provo.
se mi risponde. Vabbè, quindi adesso cosa faccio? Vedeci il messaggio. Indicherà dove è morto il cinghiale, spero, però dubito che sia così. Non so a cosa servono questi messaggi. A queste indicazioni, boh. Sì, sono proprio dov'è il messaggio. Non riesco a capire. La zona. Sarebbe bello fare un bel bagno qui, però non si può entrare. Vorrei vedere cosa c'è oltre profondo di quest'acqua. Boh. Non so cosa. Vabbè. Quindi niente. Finora non ho capito cosa vorrebbe dire questo messaggio. Questo tipo di segnalazione. Vabbè. E quindi vado nell'altra isola. Fanno secondo. Ah, oh, sì, che si può andare in questa isola. Allora, la zona dei canguri non so dove sia, sarà quell'altra isola, credo. Mo come faccio a tornare indietro? Eccolo qua. Cominci a svenire dal caldo. Vorrebbe. Non ho letto tutto il messaggio, ma dice che sto per svenire dal caldo. Ma guarda te. Ah, aspetta. Adesso ho capito perché ho il. La maglietta di anti tipo quello per il caldo, quindi però voglio sì, vabbè. Mamma mia, voglio togliere i vestiti. Come si fa a togliere?
mi chiedo, non si può togliere. Voglio avere quella maglietta che avevo già. Cosa? Dai. Niente. Ecco, avevo questa. Non posso più indossare la maglietta che ce l'avevo. E quindi non so come fare. Perché il 93%. Vabbè, lascio perdere. Tanto se muore di caldo, pazienza. Allora, che verso era? Verso di qua. Vado in questa isola sperando di trovare dei canguri. Non ho la borraccia con me e quindi... No, sì che ce l'ho. A vedere. Vorrei avere. Giusto? Invece no. Il binocolo e basta, nient'altro. Strano, ce l'avevo. Ecco per come si apre lo zaino. Boh. Scoprirò piano piano. Ora mi tocca ricomprare la bottiglia. Boh. Ah, mi chiedo, i canguri ti possono attaccare? Boh. Come i cinghiali o boh, non lo so. Voglio provare anche venire, non riesco. Vabbè, mannaggia, mi sono impappinato. Vorrei vedere se anche l'orso mi attacca. Attaccherà. Boh. Finora nulla. Sì, inizio a vedere che il personaggio è molto stanco. Vedete ai lati questi alberi che si muovono tutto ondulato? È la stanchezza di questo personaggio. Devo aspettare che si passa, che passa questa stanchezza. E ho il giubbotto invernale. Ci metterò un bel po'. Mi sono tolto adesso. Se avessi acqua avrei fatto prima cammino a far tempo da. Purtroppo questo video sta allungando un po' troppo, vi chiedo scusa. Che vorrei catturare un animale. Vabbè.
Purtroppo non sento nulla, non c'è nemmeno una voce. È un verso di cosa? Volpe. Però buona fortuna a catturare una volpe, no? È quello? Purtroppo non ho mai visto una volpe in questo gioco, però solo ho sentito i versi, ma catturare è impossibile per me, che devo vedere poi. Sparare, però non vedo nessuna volpe. Già, me l'avevo già immaginato che era impossibile catturare. È ancora stanco il personaggio, vedo dal caldo che fa. Vabbè, lasciamo perdere pure i volpi. Se non riesco a individuare, non riesco a cacciare. Se il tramonto mi dà un fastidio terribile agli occhi, dal computer fa malissimo. Ma le nuvole sono verdi? Boh. I miei occhi vedono tutto verde adesso. Pure le nuvole, vabbè. Quindi non vede nessun animale. Nessuna traccia. Dove viene? Non si sa. No, invece sì, al di lì. Quindi questa volta devo stare attento.
Questa è la seconda volta che venivo ammazzato da un animale. Traccia. No, non è di quel cinghiale. Mannaggia, proprio tramonto in faccia. Vedo che è sempre più stanco. Sì, ma guardate ai lati, c'è tutto, si muove. Mannaggia, con questo visuale è impossibile attaccare se si muove tutto dopo. Non riuscirò più a mirare il cinghiale. Dai, dove sei? Se sto fermo ancora peggio, almeno credo, boh. Vedo che inizia a aumentare questa vista. Quindi sono quasi per crollare. Allora. Canguro, trovato. Dice verso. No, un verso di gufo il canguro. In quella zona mi chiedo quanto punti mi può dare se riesco a colpire bene. Quindi dai, e niente, mi si è crollato. Vabbè ragazzi, io il video chiudo qua. Più avanti di così è impossibile andare. Vabbè, alla prossima, ciao!